Iscriviti a Lives 91 Riserva Spazio Football, il calcio ogni giorno. Non solo da questo cammino, ma anche dalla serata, una serata in cui l'Inter ha dimostrato di essere nella pratica molto più vicino di quello che si pensava in teoria prima della partita rispetto al Manchester City. Abbiamo fatto una grande gara, dobbiamo essere orgogliosi, non dobbiamo cercare mai sei ma, abbiamo fatto una grandissima partita, chiaramente si meritava di più, i ragazzi devono essere orgogliosi, li ho abbracciati uno ad uno perché hanno fatto una partita straordinaria, come straordinari sono stati i nostri tifosi che si sarebbero meritati chiaramente un risultato diverso, ma devono essere felici per come hanno visto la propria squadra in campo. C'è una sliding doors della partita che ti è rimasta in mente, che avrebbe potuto cambiare le cose? C'è la traversa, c'è l'occasione di Lautaro, quella più grande. Insomma, gli ultimi 25 minuti li avete visti tutti. La palla sembrava che non volesse entrare, purtroppo succede non molto spesso, purtroppo è successa la finale di Champions, però come ho detto, i ragazzi, traverse, salvataggi sulla linea, attacchi, compagno che ribatte la ribattuta, insomma è successo un po' di tutto e bisogna rendere onore a questi ragazzi perché abbiamo giocato contro il Manchester City con le nostre armi e le abbiamo usate molto molto bene. Alberto. La regola Marotta prevede che un suo allenatore non cominci la stagione con il contratto in scadenza. È tutto pronto per il rinnovo? C'è già fissato l'appuntamento? Ma Alberto, adesso chiaramente più adesso bisognerà far passare qualche giorno poi con la società, insomma c'è grande sintonia, ci troveremo, parleremo, faremo i programmi perché fortunatamente abbiamo cominciato il 10 luglio e fino al 10 di giugno c'è stato poco tempo, però sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, orgoglioso dei miei ragazzi, dei nostri tifosi perché tra Milano e Istanbul veramente si meritava di più, però questo è il calcio, è onore al Manchester City perché sappiamo in questi anni il percorso che ha fatto, si meritava la Coppa. Cristian Panucci. Simone. I sassolini ancora? No, guarda, sono in difficoltà nel farti una domanda perché oggi hai fatto veramente un capolavoro tattico, una squadra che fa 4 gol a tutti, una squadra che crea 20-30 occasioni da gol ogni partita e tu sei riuscito a contenerla. L'unica cosa che posso dirti è che purtroppo queste partite non si possono rigiocare e quindi la tua squadra è l'unica cosa che ha fatto tra virgolette male che non l'ha buttata dentro, perché per il resto siete stati perfetti, non ho da dirti nient'altro. Sono d'accordo con te Cristian, ti ringrazio, ma con questo spirito, con questa organizzazione cattiveria, secondo me ci sarà un'altra volta che ci arriveremo. Massimo, Mauro? Possiamo parlare un po' delle cose che forse non sono andate bene, Simone, facendo i complimenti assolutamente per tutto, ma per la stagione direi. Forse Çalhanoğlu e Lautaro non sono stati quelli che in una partita così importante avrebbero dovuto e potuto giocare meglio. Ma Massimo, in una serata del genere certo. Mi viene difficile parlare di qualche giocatore che probabilmente ha giocato al di sotto. Io avevo detto alla vigilia che i miei giocatori non li avrei cambiati con nessuno al mondo, l'ho detto ieri in conferenza, oggi ha visto tutto il mondo il perché. Sandro Sabatini. Ma ho solo una cosa anche umana e non soltanto professionale. Ciao, buonasera. Un allenatore che è abituato a vincere tutte, praticamente le finali, adesso come si sente? Adesso ho una sensazione strana perché chiaramente bisogna abituarsi, però ho abbracciato tutti i miei ragazzi uno ad uno, non parlo mai solitamente alla fine delle gare perché aspetto sempre 24-48 ore perché a caldo a volte si dicono delle inesattezze, ma stasera ho detto loro che devono essere orgogliosi, orgogliosi per quello che hanno fatto, chiaramente la delusione è enorme, però devono essere fieri di per quello che hanno fatto vedere a tutto il mondo contro il Manchester City, che conosciamo che tipo di squadra è.
Simone, prima di salutarti, siamo amici, ci vogliamo bene, ma te lo devo chiedere, a fine stagione avresti parlato, avresti detto le cose che non sono andate per te, per la tua famiglia, ecco, c'è qualcosa che vuoi comunicare questa sera oppure ti tieni qualche giorno di riflessione e magari ne riparliamo più avanti? Cosa ti ha disturbato, perché è stato un leitmotiv spesso delle tue interviste post partita, arrivare a fine stagione e dire qualcosa che non ti è piaciuto? Ah, Alberto, insomma, si sa, si è parlato tanto, l'unica cosa che ho fatto insieme ai miei ragazzi, perché anche i miei ragazzi sono stati attaccati, poi chiaramente io alleno l'Inter, loro giocano nell'Inter, quindi determinate partite che abbiamo perso sono quelle che ci hanno fatto criticare, però nello stesso tempo penso che siano quelle che ci hanno portato fin qui, ci hanno portato a vincere 4 trofei in 20 mesi, non dimentichiamo che questi ragazzi hanno fatto un percorso importante.